sempre con le mani, sempre con le mani. Piceno, l'Avery Street nella magnifica cornice di Piazza del Popolo. Abbiamo qui Francesco Marcellini, un amico ma anche un, diciamo, anche un genio di questo che è questo format che è ormai consolidato. Non esagerare, dai. Ma guarda, Ascoli per me è sempre una grande emozione perché, come puoi vedere, è una bellissima piazza e gli ascolani sentono molto l'Avery Street. A parte che stasera qui c'è gente da due regioni perché abbiamo due prenotazioni da Pescara, da Ortona, da Civitanova, da Ancona, quindi la grande soddisfazione è quella proprio che la piazza di Ascoli piace a tante persone. Beh, piace anche il format dell'Avery Street, molti sono i tavoli, c'era sold out ancora prima dell'evento. Sì, abbiamo finito i tavoli proprio in due o tre giorni, sì, devo dire la verità, Avery Street è un format che piace molto, sì. Il prossimo Avery Street? Il prossimo facciamo una Avery Street di fine estate, di domenica, e facciamo una Avery Street di campagna. Domenica 6 ottobre in un'azienda agricola a Campli. Una cosa davvero molto molto carina. Beh, noi magari ci saremo e ti verremo a fare un paio di riprese. Oh, hai intenzione di portare la Avery Street fuori regione? Ci sto provando, sì. Diciamo che ad oggi ho tante richieste, ci stiamo solo organizzando a livello proprio logistico. Però il mio intento è quello di portarlo un po' in tutta Italia nei prossimi anni. È cambiato qualcuno o sono i soliti? DJ? No, diciamo che lo staff è sempre lo stesso. Quindi siete un gruppo coeso? Sì, molto molto, sì, da anni. Beh, io direi che puoi fare un saluto da questo Avery Street. Sì, saluto tutti, ringrazio tutti per aver partecipato. Ringrazio Nancy Fazzini perché sei stata grande, hai fatto venire brividi a tutti. Fidati, ho visto io da qua sotto e credimi è stata una bellissima cosa. Beh, io ringrazio Francesco, ci vediamo al prossimo Avery Street. Ciao!